Per la maggior parte dei pesci, infatti, le sterminate acque degli oceani sono dense di pericoli e alcune creature fanno cose straordinarie per sopravvivere. Il pesce volante. Fuori dall'acqua si libra in volo per decine di metri sulle pinne oblunghe, lasciandosi dietro i pericolosi predatori. Un gruppo di pesci in volo. Sfuggire ai predatori non è l'unica prova che il pesce volante deve affrontare. Impresa ancora più difficile è riprodursi e proteggere i propri figli. Questi pesci volanti stanno cercando qualcosa che li aiuterà nel loro nuovo compito. Ma non è così semplice in un ambiente tanto vasto. Finalmente hanno fortuna. Trovano una fronda di palma. È come un isolotto sperduto in mezzo all'oceano. E come ogni isola offre riparo non solo al pesce volante, ma anche alle sue uova. La femmina depone le uova sul tronco dell'albero dove il maschio le feconda. Il primo pesce depone le uova e il secondo dà loro l'impulso vitale. Il posto è buono. In breve tempo tutti accorrono e migliaia di uova si aggiungono al mucchio. Ne vengono deposte una quantità straordinaria, in forma di filamenti. Il tronco comincia ad oscillare sotto il loro peso. Il miglior posto per deporre le uova è all'interno della fronda. Alcuni esemplari restano imprigionati e capita anche che qualche pesce venga sepolto vivo. Il tronco comincia ad affondare sotto il peso di così tante uova e dei pesci che sono rimasti incastrati. Ma non è affatto una catastrofe. Anzi, se il tronco affonda, aumentano le possibilità di sopravvivenza delle uova. In pochi giorni, messe al sicuro e nascoste in profondità, le uova si schiuderanno.